Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telediogene. Quest'ultima tornata elettorale, tanto a livello locale quanto a livello nazionale, ha decretato tra l'altro il momento di grande crisi che si sta consumando all'interno del Partito Democratico, unica eccezione nella nostra provincia, la riconferma del sindaco di Cotronei Nicola Belcastro, appunto del PD, e con lui facciamo l'analisi del voto. Nicola Belcastro è l'unico sindaco del PD che sopravvive alla debacle. Si vota in cinque comuni, l'unico che riesce a restare a guida del PD è Cotronei, dove Nicola Belcastro ha vinto. Amaramente, ma i dati dicono questo. C'è un problema politico indubbiamente da questo punto di vista. A Cotronei tra l'altro siamo riusciti ad ottenere un risultato straordinario anche per effetto di un giudizio dell'azione amministrativa, sarebbe indubbio quando è che ci si ripresenta alla seconda volta e si ha un così ampio consenso, è frutto anche di quello che è l'azione amministrativa. E da noi fra l'altro avevamo avuto anche la capacità di saper mettere in piedi una buona organizzazione partito, una ottima coalizione e la capacità di stare insieme. Quando è che si fa una riflessione mettendo al centro quelli che sono gli interessi della collettività e si guarda un minuto dopo a quelli che sono gli interessi personali e alle esigenze di ognuno, probabilmente si fa un buon servizio. Nel resto del territorio nostro calabrese, per non fermarmi a una valutazione nazionale, dov'è che invece voglio partecipare e parteciperò con quella che è la mia espressione, con le mie esperienze, con quelle che sono la mia storia, ritengo che qui in Calabria c'è bisogno di fare una riflessione ancora più attenta, perché oltre ai temi di carattere politico più generale ci sia tanto di locale. Cioè, ci sono responsabilità dei dirigenti della Federazione di Crotone, dei dirigenti regionali, su questa sconfitta che ha riguardato l'intera Calabria, ci sono responsabilità anche del governatore della Calabria che deve tirare fuori la grinta, i calabresi, l'ho scritto in un articolo, i calabresi non si sono accorti che c'è stato un cambio della guardia alla Regione Calabria. Allora, tutte queste cose devono essere, c'è bisogno di una messa a punto perché il motore non va bene. Ma forse non è sufficiente la messa a punto, c'è bisogno di sostituire qualche pezzo se vogliamo restare così. Io voglio partire da una riflessione che parte dalla provincia nostra, da Crotone, per poi investire anche a livello regionale. Allora, primo, a Crotone c'è bisogno di richiamare al senso dell'appartenenza politica i dirigenti del PD. E chiedo formalmente, l'ho già fatto in altra maniera, che Arturo Pantisani il giorno dopo la direzione regionale del partito convochi l'assemblea. Se non lo fa lui lo convoco io con una mozione che metteremo in campo più di qualche soggetto perché ce n'è bisogno. Così iniziamo a mettere i primi puntini su quelle che sono le esigenze organizzative. Ritengo che la sensibilità di Arturo porterà immediatamente a convocare l'assemblea provinciale, perché il dato della provincia di Crotone non è un dato che riguarda solo Crotone, certo riguarda Crotone. Ma riguarda la provincia. Riguarda anche i comuni dove che non stiamo governando, dove stiamo governando e probabilmente c'è bisogno di un'azione di partito con più significativa. A Cutro c'era una storia del PD che viene da lontano. Cutro probabilmente è una delle situazioni di maggiore difficoltà, dove ci sono buoni dirigenti e ahimè rischiano di esserci risultati di questo genere. Per cui, quarto, quinto, sesto partito, non ricordo siamo, più. Siamo di fronte a una finzione residuale, questo è preoccupante, considerato che c'è una gran bella classe dirigente a Cutro, sarebbe ipocrita non riconoscere le qualità di tanti militanti e tanti dirigenti che hanno segnato anche momenti esaltanti di quella che è la nostra realtà provinciale. Sulla base di questo c'è bisogno di mettere il punto e vedere come intervenire, c'è bisogno probabilmente di avere un atto di responsabilità, non mi piace e non mi appartiene la logica del fare l'analisi il giorno dopo giusto per il gusto di farla, c'è bisogno di sedersi veramente chi ha a cuore le sorti di questo partito e vedere come doverci mettere in campo. La stessa analisi vale per il livello regionale. Allora, a livello regionale, Magorno come giustifica la sconfitta? Abbiamo perso in tutta Italia, tu perdi in Calabria, perdi nel tempo,
in un periodo di tempo abbastanza lungo, quando non c'era stato il calo in Italia. Hai perso Vibo, hai perso Lamezia, in sì. tempi non sospetti, diciamo, perdi malamente a Cosenza e ti giustifichi dicendo che c'è un trend nazionale. A Crotone, Arturo Pantisano fa l'analisi e dice siamo il primo partito col 13%. È poca cosa un ragionamento del genere, ecco, no, non è la riflessione seria di cui sto chiedendo. Che devono fare questi dirigenti che hanno guidato il partito in Calabria? Oltre a convocare, partecipare insieme con me e tanti altri ad una discussione su quale soluzione dover intraprendere, e se la soluzione passa attraverso una sostituzione dei pezzi di quel motore, va sostituito anche parte di pezzi di quel motore, e ritengo che sia necessario fare così. E con una classe dirigente seria si siede, ragiona, se c'è bisogno di sostituire chi è alla guida lo sostituisce, se c'è bisogno di rafforzarlo lo si rafforza, e questa è la logica che deve appartenere alla politica che vuole ragionare in maniera seria e non che vuole portare il conto il giorno dopo. Certo, c'è un risultato, è indubbio. Ci sono anche tanti tradimenti. In questo voto a Crotone è frutto di un'analisi, sì, è verissimo quello che lei dice, è verissimo quello che lei dice, e i tradimenti però molte volte appartengono anche a quello che è un metodo non opportuno di come si costruisce la politica, di come si costruisce. Lo dico io, che forse per esperienza è stato quello che 5 anni fa ha seguito dal punto di vista politico la rielezione di Vallone, e anche in quel caso c'era il rischio che ci potevano essere tradimenti e quant'altro. Invece, quando è che ci si confronta, ci si ragiona, si rende partecipi, le analisi che si fanno sulle scelte sono analisi condivise. Non è possibile che si lasci una delle migliori espressioni che noi potevamo mettere in campo, quale Rosanna Barbieri, non suffragata e non supportata rispetto alle esigenze che ci sono in campo. Su questo c'è bisogno di mettere il punto, di fare una riflessione seria, ad iniziare da quelle che sono le vicende nazionali, per poi vedere quelle che sono le specificità locali. C'è bisogno di, tra l'altro, fatemelo dire così, di maggiore sinistra all'interno del PD, c'è bisogno di maggiore serietà e responsabilità nel PD calabrese e crotonese. Restiamo in argomento. Alla luce dei risultati negativi ottenuti dal Partito Democratico in quest'ultima tornata elettorale, nel partito crotonese si acuisce lo scontro interno. Clima da caccia alle streghe all'interno del Partito Democratico dopo la batosta elettorale. Si cercano i colpevoli di questo, ognuno sta cercando i colpevoli. Perché c'è un clima di caccia alle streghe? Perché anche all'interno del Partito Democratico si fanno sempre più pressanti voci che parlano di tradimenti di personaggi ad alto livello che nella competizione elettorale, nell'ultima competizione elettorale del ballottaggio, addirittura anziché votare la candidata Barbieri, rea di aver annunciato un ripulista all'interno del Partito Democratico, avrebbe, secondo queste voci, avrebbero votato invece il candidato della prossima Crotone, che poi è stato eletto sindaco. C'è un clima davvero brutto. E lo dicono anche i vari comunicati che sono stati diffusi nelle ultime ore. Il segretario regionale amministrativo del partito, Giovanni Puccio, che è stato poi il responsabile di questa campagna elettorale, dice che in tempi rapidi è utile convocare gli organismi ed avviare una riflessione seria ed approfondita sullo stato del partito, finalizzata ad un progetto di rinnovamento aperto alle nuove forze che si sono misurate in questa campagna elettorale di forte rilancio dell'iniziativa politica, al fine di mettere in campo una opposizione seria e costruttiva. Questo lo dice Puccio dopo aver fatto il solito riferimento alla sconfitta elettorale del suo partito. Molto dura, ma durissima, la lettera di Marco Vallone, che figlio di Peppino Vallone, che è stato candidato al Consiglio Comunale, non ce l'ha fatta. Tra l'altro dice nella lettera: appena il caso di rammentare che mentre il dirigente regionale del PD, Giovanni Puccio,
effettuavo una vasta consultazione di tutti gli iscritti per aiutare il percorso di individuazione del candidato a sindaco, veniva convocata un'assemblea cittadina e in tal sede il segretario regionale del PD, onorevole Ernesto Magorno, indicava, assumendo la piena responsabilità della scelta, il nome della candidatura a sindaco nella persona della dottoressa Rosanna Berbieri. Questo è un dato di fatto. Giovanni Puccio faceva le consultazioni, da Roma avevano scelto, quindi vuol dire che qui era stato fatto un teatrino, quello delle consultazioni. Continuando, Vallone scrive: la dimostrazione delle scelte solitarie, o meglio non condivise con nessun rappresentante del territorio, la scelta non è stata certamente effettuata in solitudine da parte del segretario regionale Magorno, indicata quasi certamente per vecchi rapporti personali con dinosauri del Partito Nazionale. Qui si fa riferimento al rapporto di amicizia che Rosanna Barbieri ha con Luigi Berlinguer, quindi il termine dinosauro del Partito Nazionale, questo è un termine ovviamente che noi non consideriamo offensivo, ma perché si tratta di dibattito politico, si riferisce appunto a Luigi Berlinguer. Sarebbe stato Luigi Berlinguer ad aver avanzato, secondo il giovane Vallone, che il figlio di Peppino Vallone, Marco, sarebbe stato Luigi Berlinguer ad aver avanzato questo nome. Ma è stata realizzata con la palese complicità della segreteria provinciale del PD crotonese, che anche essa in solitudine ha condiviso la scelta senza alcun coinvolgimento con i dirigenti locali del PD e dell'intera coalizione. La dimostrazione, aggiunge Vallone, Marco Vallone in questa lettera, delle scelte solitarie, o meglio non condivise con nessun rappresentante del territorio, trova conferma nella circostanza che la candidatura di Barbieri in più occasioni, almeno quattro, ha rivelato di essere stata contattata in tempi non sospetti. Quindi Barbieri ha detto: io lo sapevo già, perché almeno mi avevano, lo secondo Vallone l'ha detto, in almeno quattro occasioni. Addirittura alla metà circa del mese di marzo le sarebbe stata chiesta la disponibilità a candidarsi. Quindi con ciò, smentendo quanto annunciato il giorno dell'assemblea farsa del PD cittadino al principio del mese di maggio, in cui ogni discussione realmente democratica venne blindata con arroganza tipica ed altri momenti storici. Qui fa riferimento al fatto che si impedì la discussione perché qualcuno voleva parlare, Felipe Esposito, Gaetano Grillo, Piero Napoli avrebbero voluto parlare per dire la loro su questa candidatura, perché probabilmente non erano erano contrari. Lo stesso Peppino Vallone, già sindaco di Crotone, disse che stava subendo quella candidatura e che non era d'accordo per quella candidatura. D'altra parte però c'era stato tutto un periodo precedente di grandi scontri all'interno del Partito Democratico. Tutti i nomi che venivano avanzati venivano bruciati, non comprendiamo per quale logica, lo spartiacque era: le primarie o non le primarie? C'era un candidato sostenuto dallo stesso Vallone, che era Arturo Crugliano Pantisano, dal quale oggi Vallone, perché se il figlio fa queste cose prende le distanze anche da Arturo Crugliano Pantisano, ma non c'è bisogno, l'avevamo capito pure noi che il rapporto tra i due non c'è più. Vallone ha sostenuto con forza la candidatura di Pantisano, tant'è che lo aveva candidato alle primarie. Dal Partito Democratico Nazionale invece venivano alzati scudi contro questa candidatura. A Pantisano non è stato voluto perché evidentemente, probabilmente c'era già questa idea di candidare Rosanna Barbieri. E perché allora si è andata avanti in quella logica di guerra interna, di divisioni, perché non solo Pantisano voleva candidarsi, c'erano altre candidature che erano sul palcoscenico del Partito Democratico, che sono state bruciate. Allora, perché evidentemente si voleva arrivare proprio alla lacerazione, e quindi si voleva far passare la candidatura di Rosanna Barbieri come liberatoria,
cioè quasi avrebbe dovuto tirare un sospiro di sollievo quasi, perché si trovava la soluzione, visto che alla soluzione non ci si arrivava. È un classico dei partiti che ragionano alla vecchia maniera, è un classico. E comunque tutte queste cose hanno portato alla rottura, alla sconfitta elettorale, e hanno portato alla rottura perché quei veleni non sono stati sopiti prima della candidatura, non sono stati sopiti nemmeno i veleni dopo la candidatura, tant'è vero, lo dicevo prima, che si parla già di tradimenti, di gente che dirigente ad alto livello che avrebbero addirittura votato il candidato della prossima Crotone. Nel pomeriggio di ieri il neo sindaco di Crotone Ugo Pugliese si è recato presso il Tribunale di Crotone per verificare l'andamento delle operazioni di scrutinio del primo turno elettorale. Il giudice Pirruccio, che sta seguendo le operazioni di scrutinio, ha rassicurato il primo cittadino dichiarando che lo scrutinio dovrebbe finire giovedì mattina, dopodiché i plichi saranno mandati in prefettura e entro sabato mattina ci dovrebbe essere la cerimonia di insediamento della nuova squadra di governo al comune di Crotone. E a proposito di incontri del neo sindaco Ugo Pugliese, è programmato per oggi quello con il presidente dell'FC Crotone Raffaele Vrenna in merito ai lavori di adeguamento dello stadio. Sapremo nelle prossime ore cosa appunto si sarà discusso e deciso. E torniamo a questa tornata elettorale appena terminata e che ha chiuso a Crotone la cosiddetta era vallone tra luci e ombre. Abbiamo cercato di capire perché al termine del suo mandato si è registrata tanta ostilità nei suoi confronti tra la cittadinanza. Compito del giornalista è anche quello di fare indagini per cercare di capire i processi, le situazioni. Oggi voglio capire perché, mi sono chiesto perché il Peppino Vallone, eletto due volte sindaco, la prima volta con una percentuale diciamo bulgara, primo turno, la seconda volta al secondo turno, perché se ne va con un giudizio negativo quasi totale della città. E allora, anch'io non do un giudizio positivo sulla giunta di Vallone. D'altra parte, molti dei servizi che abbiamo fatto hanno messo in luce alcune negatività. Bene, però è giusto che uno non si lascia prendere dai sentimenti e cerca di capire le cose. Ho detto, ma Vallone è stato così negativo poi? Lo diciamo oggi, ce lo chiediamo oggi, che siamo lontani dalla campagna elettorale, che non Vallone, la storia politica di Vallone è finita, non ci saranno, non avrà più storie politiche, giusto per ristabilire la verità. E allora abbiamo cercato di capire qual è stata la sua attività. Partiamo dalle cose che che possiamo vedere. Siamo a Piazza Castello, qui c'è stato un intervento di riqualificazione che è visibile a tutti, l'illuminazione pubblica c'è, guardate, e altri interventi di riqualificazione hanno riguardato il centro storico. Andiamo a vedere anche qui, quelle dove siamo qui in questa via, che è una delle vie importanti del centro storico, c'è stato l'intervento di riqualificazione di Vallone. Anche qui, via dei Pizzicagnoli, siamo sempre nel centro storico, Vallone ha realizzato un progetto di riqualificazione, la giunta Vallone, quando parliamo di giunta, eccolo qui, perché qui c'era un rudere, che era la chiesa Santa Margherita, già ex Margherita, che era cadente. Anche qui siamo nella zona del purgatorio, così si chiama questa zona. Anche qui, guardate che spettacolo quest'opera,
è una struttura che viene utilizzata per fare convegni, per fare iniziative. Anche questa, per via Risorgimento, è un intervento di riqualificazione, con qualche limite, con qualche pecca, ma l'intervento c'è stato. Piazza Pitagora, anche a Piazza Pitagora è stato un intervento di riqualificazione, vi ricorderete sicuramente le polemiche che ci furono quando furono trovate le basole e poi si è dovuto trovare una, diciamo, per andare avanti nei lavori, una soluzione alternativa. Sono state messe queste pietre che vedete perché sono facilmente asportabili. E a Piazza Pitagora c'è anche il Palazzo Iorno, che non è di proprietà del comune, ma non bisogna dimenticare che era cadente, stava cadendo e avevano messo anche delle transenne. E beh, Vallone ha fatto un intervento costringendo i proprietari a metterci mano. Ha fatto un intervento informando anche Sua Eccellenza il prefetto che nel caso di qualche incidente i proprietari sarebbero stati responsabili. E quindi ci è voluto un po' di tempo, ma adesso sta avvenendo. Quando quest'opera sarà realizzata, Piazza Pitagora riprenderà l'antico splendore, perché era soprattutto questo palazzo che rendeva la Piazza Pitagora brutta, pur essendo una bella piazza. Piazza Legarov. Qui c'è stato un altro intervento di riqualificazione, come vedete, che questa piazza non si vede la bellezza della piazza. Perché? Perché i crotonesi siamo poi un popolo particolare. L'abbiamo occupato abusivamente con le auto, è diventato un parcheggio. Qui le auto non ci dovevano manco passare e quindi non ci dovevano mettere gomme, come si suol dire. E quindi, anziché vedere la bellezza di questa piazza, vediamo solo auto. E l'ultimo intervento di riqualificazione alle bancarelle. Vi ricordate qui la cinta muraria occupata dalla bancarella? Tutta questa strada arriva fino al mare, quindi crea un collegamento tra la cinta muraria e il mare, anche se qui c'è un neo che è rappresentato da quel lodo che ha portato il comune di Crotone a pagare un milione, è stato condannato a pagare 1.400.000 euro per il fermo lavori, perché non erano stati riconosciuti. Ma la politica non c'entra, entriamo in un altro campo, quello dei dirigenti comunali. L'indagine poi in corso, che ci sarà, sicuramente individuerà responsabilità ben precise, però le bancarelle non ci sono più. Le buste di plastica che vedete non fanno parte del progetto, il progetto non li prevedeva. Le buste di plastica sono state collocate dai cittadini, perché a Crotone abbiamo questi cittadini che amano la nostra città, che buttano la spazzatura dove vogliono loro, perché così ci comportiamo. Questa è la nostra cultura, mettiamo le macchine dove non possiamo metterle, mettiamo la spazzatura dove vogliamo, anche nei luoghi che rappresentano la cultura, la storia della città. Non è invece riuscito a completare il teatro comunale, ma nemmeno il suo predecessore, che l'aveva voluto, che l'aveva progettato, Pasquale Senatore, era riuscito a portarlo a termine. Probabilmente questo rischia di diventare una delle incompiute di questa città, perché non c'erano i soldi, o perché i soldi nel tempo non sono stati spesi in maniera adeguata. In questo spazio di Piazza Pitagora c'era un'edicola abbandonata, è stata tolta e è stato fatto un monumento a Pitagora.
discutibile, non piace a tutti, però è stata un'opera fatta, anche se è discutibile. Piazza dei Bersaglieri, anche questa è un'opera realizzata dall'amministrazione Vallone. Vedete? Bella, si presenta un bel colpo d'occhio, uno che viene a Crotone, e il marciapiede, i marciapiedi che portano a Piazza Pitagora, perché una volta questi erano uno stato di abbandono terribile con mattonelle che si muovevano, è stato realizzato questo collegamento tra questa zona e Piazza Pitagora. E come la ciliegina sulla torta, c'è sempre qualcuno che parcheggia sui marciapiedi. A Crotone è un classico, si parcheggia così. E ciò che viene fatto bello poi diventa brutto, perché i cittadini si comportano così. Oltre a parcheggiare, buttano buste di plastica, le cartacce sui marciapiedi. E poi anche un'opera realizzata con gusto, con intelligenza, con quello che volete voi, alla fine sembra un letamaio. L'area mercatale del Galleria Nettuno. Qui è stata realizzata un'opera che doveva essere importante, ma che non lo diventa, perché i box restano vuoti e alcuni commercianti, anziché venire ad occupare questi box, preferiscono vendere con le bancarelle, perché una delle caratteristiche importanti di questa città è l'abusivismo commerciale. Questo Vallone ha delle serie responsabilità. Intervento di riqualificazione anche qui, in questi giardinetti di fronte al porto. Il porto sta lì, dal mare possono arrivare persone che vengono a fare turismo, arrivano le navi da crociera, e questo collegamento, è stato creato questo collegamento tra la città e il mare. Non piace a molti, l'intervento però è stato fatto. Piazza Marinai d'Italia, prima qui c'era un rudere cadente, pieno di topi, di insetti, di scarafaggi. Adesso c'è una piazza, una bellissima piazza, che guarda anche al mare. Qui, siamo nella zona della Rarinantis, così la chiamiamo noi. Guardate qui che c'è, uno spettacolo. Uno spettacolo. E forse a Crotone nessuno si è accorto che è stata fatta questa piazza. Piscina Olimpionica, anche questa è un'opera realizzata nel periodo in cui Vallone è stato sindaco. E tra le opere recenti c'è il sovrappasso di Tufolo, dalla chiesa di San Paolo. Il vescovo Don Pino Caiazzo, che ha fatto il parroco per tanti anni, lo ha chiesto con grande insistenza, perché per mettere in sicurezza i pedoni che dal lato dalla sinistra dovevano andare in chiesa, quindi andare dall'altro lato. E è un'opera realizzata di recente, una delle ultime opere. Una delle opere più importanti riguarda lo stradone di Tufolo. Qui siamo Farina, Tufolo Farina. Qui era molto stretto, prima è stata allargata, ma di più non poteva essere allargata, perché come vedete da una parte all'altra ci sono siti che sono di proprietà dei privati, ci sono case con giardini che sono di proprietà dei privati, più non poteva essere fatto. Comunque, prima di questa strada non si viaggiava così celermente come succede oggi. Anche nelle ore di punta c'è il traffico, sicuramente c'è, è una zona dove il traffico è molto denso, però grazie a quest'opera si viaggia più veloce. Sono state costruite una serie di rotatorie. Questa qui è una di quelle, è una rotatoria, siamo a via Matteotti, che
regola un po' il traffico in una delle zone più congestionate, perché da qui poi si va a Tufolo, la strada, lo stradone di Tufolo, c'è lo stradone, la stradina che è stata costruita da un'impresa per un accordo con il comune che porta sempre nell'area di Tufolo. Qui siamo a via Matteotti, poi più avanti ce n'è un'altra. Le rotatorie sono servite a rendere questa città, a dare a questa città il volto, un volto più moderno, costruita al posto di semafori che, per dire la verità, erano molto carenti, sono stati molto carenti nel periodo in cui Vallone è stato sindaco. Questa è una copia del Milone che sta a Parigi, al Louvre, realizzata proprio dal Museo del Louvre. Ce ne sono due copie identiche, dopodiché lo stampo è stato rotto. Questa è una copia. Quando è stata fatta questa, è stata commissionata questa statua, sono sorte una serie di polemiche, così come polemiche sono sorte per la statua di Pitagora in piazza Pitagora. Ogni volta ci sono polemiche, per esempio ci furono polemiche pure per ricordarcelo, quando il compianto sindaco Pasquale Senatore fece il gladio. Anche allora, statue sono queste, statue fu quello, giusto per ricordare. Poi i sindaci possono avere dei limiti, delle cose, però sono opere che almeno si realizzano. Chiudiamo questa passeggiata tra le opere realizzate dal sindaco Vallone con l'intervento di riqualificazione qui sul lungomare cittadino, la continuazione del lungomare cimitero, dove è stato fatto questo intervento con questo belvedere, una facciata a mare, ma questa attività di riqualificazione continua oltre il cimitero. Andiamo a vedere, che ve la facciamo osservare. L'intervento del cimitero comprende anche i parcheggi che vedete in alto, che serviranno sia per chi va a visitare i morti, ma serviranno anche quest'estate per chi verrà in questa zona a fare i bagni. Poi il lungomare continua. È stato fatto questo intervento bellissimo di un lungomare che non finisce col centro abitato, ma va oltre. Un lungomare che comprende anche la nuova zona, la zona residenziale con le villette e le ville che sono su questi calanchi, che sono state costruite su questi calanchi. Sembra davvero questa un'opera di una città diversa da Crotone. Ci ho messo una mezza mattinata a girare per la città e far vedere le cose realizzate in 10 anni di Giunta Vallone. Eppure Vallone passa alla storia come uno dei peggiori sindaci. Perché? Se ha realizzato tutte queste opere, perché la gente non l'ha capito? Quali sono stati i limiti di Vallone? Io stesso devo dire, ho avuto molti dubbi sull'attività amministrativa di Vallone, non l'ho mai nascosto, Vallone lo sa, sono stato uno dei più critici. Perché? Perché prima di tutto è stato un mutangolo, è stato un sindaco che si è chiuso nelle mura del comune e non l'ho mai visto a passeggio per la città a dialogare con i cittadini. Un sindaco non può fare questo. Doveva uscire in mezzo alla gente sempre, prendersi anche, passatemi il termine, le cazziate dei cittadini per le cose che non andavano, spiegare le cose. È mancata non la comunicazione, la pubblicità attraverso i mass media, che pure ci voleva ed è stato anche un altro limite. È mancato il dialogo con i cittadini che lo hanno eletto. C'è stata una distanza tra Vallone e i cittadini. Lui non l'ha saputo creare questo rapporto.
agito in solitudine. Non si è saputo fare una squadra che lo ha rappresentato. E molto spesso, proprio perché lui stesso si rendeva conto che la squadra non era adeguata alla città, faceva l'uomo al comando. Lo faceva l'uomo solo al comando. Doveva passare tutto sotto di lui. E un uomo da solo non può fare tutto. Un uomo da solo che vuole fare tutto sbaglia sempre, rischia di sbagliare sempre. L'altro errore, ma questo non è durato molto, quello di essersi presa la provincia. Ma che gli serviva fare anche il presidente della provincia se aveva mille difficoltà al comune? Le opere l'avete visto, tutte belle, una più bella dell'altra. Però in queste opere mancano dei particolari. Sono stati disattesi i particolari e la gente, l'occhio critico della gente, perché è giusto che sia così, non ha visto l'opera nella sua completezza, ma è andato a guardare la lampadina, è andato a guardare la buca che non è stata colmata con l'asfalto, quei particolari che hanno bisogno di attenzione. E questo è il pallone che colpa, perché il politico fa il progetto, cioè nel senso che decide di realizzare un'opera, trova i soldi, poi la devono realizzare gli uomini del comune, i dipendenti, i dirigenti, gli altri dipendenti. Quelli, lasciatemelo dire, non hanno funzionato. Per colpa di chi? Anche per colpa di Vallone. Perché quando si accorgeva che c'erano particolari che non andavano, doveva usare la frusta. Non doveva pagargli, per esempio, i soldi aggiuntivi, quelli che si danno per la professionalità, se c'erano questi errori. Ecco, allora, Vallone, quindi, rischia di passare alla storia come uno dei peggiori sindaci, con tutte le opere realizzate in città che nessun sindaco prima di lui, tante opere, tanti soldi aveva portato. Questa è la verità, quindi oggi finisce. Abbiamo deciso di farlo oggi questo servizio proprio perché probabilmente da sabato sarà il cittadino Vallone, non più il sindaco, ed era giusto che la città sapesse che cosa ha fatto questo sindaco in 10 anni, anche perché di lui si parla solo male. A seguito del blocco all'ingresso nell'Unione Europea di agrumi con il fungicida Guazzadina, Coldiretti allerta il servizio fitopatologico regionale e gli uffici igiene degli alimenti delle aziende sanitarie provinciali sui residui di Guazzadina e chiede controlli serrati per la sicurezza alimentare dei cittadini. Il settore lavori pubblici del Comune di Crotone informa la cittadinanza che a causa di lavori necessari e urgenti di riparazione della condotta idrica principale nella giornata di oggi prevista l'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile fino alle 19 nelle seguenti zone: zona Tufolo, Viale Gramsci, Parco Carrara, Via Libertà, Corso Matteotti, lottizzazione Samà, zona Santa Maria delle Grazie, Via Magna Grecia e Centro Storico. Il servizio dovrebbe tornare alla normalità entro stasera. Una nota di sport e di calcio: dopo la girandola di nomi e di rifiuti in merito al nuovo allenatore del Crotone in Serie A, secondo il portale Tutto Mercato Web, il tecnico Davide Nicola, ex allenatore del Bari, tra l'altro, sarebbe a Crotone per firmare il contratto con il club pitagorico. Nelle prossime ore sapremo se ci sarà fumata bianca. Presentazione dell'operazione Mare Sicuro domani 23 giugno alle 16 presso la sala conferenze capitano di fregata Michele Forchi della Capitaneria di Porto di Crotone. Sempre domani, giovedì 23 giugno alle 15.30, presso gli uffici della Confcommercio Crotone, si terrà una conferenza stampa per presentare l'iniziativa Vivi Crotone Estate, che avrà luogo il prossimo 24 luglio. Sempre domani alle 18.30, presso la Biblioteca Comunale di Petilia Policasso in via Mercato, si terrà la presentazione del libro di Maurizio Mesoraca, Riprendiamoci il futuro,
politica e sinistra prima e dopo il 1989. Parzialmente nuvoloso, visibilità ottima e vento di 8 nodi, il tempo previsto per domani su Crotone e provincia con 26 gradi, la temperatura massima prevista nella città capoluogo 21, le minime d'ora. Il bollettino nautico del Mar Ionio, tempo, vento da nord-ovest, forza 5 in rinforzo a 7 al settore nord, è parzialmente nuvoloso, visibilità buona in diminuzione, mare mosse in aumento al settore est, tendenza, vento da nord-ovest, forza 5, parzialmente nuvoloso. Bene, per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.